L'interesse c'è, ne vorremmo sempre di più perché questa è una campagna permanente di sensibilizzazione relativamente all'annoso e purtroppo sempre più grave problema della violenza sulle donne, della violenza anche domestica. Sono state centinaia le persone, donne ma anche uomini di ogni età, che si sono avvicinati per prendere informazioni riguardo la campagna di informazione Questo non è amore, edita dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza, che quest'anno è arrivata al Valdichiana Village. Anche grazie alle campagne di informazione l'aumento numerico delle persone che si rivolgono a noi per chiedere un ammonimento, quindi per una misura preventiva affinché venga bloccato il comportamento persecutorio o la violenza domestica, è sempre più in aumento. Quindi da una parte ci dà la dimensione del problema che è sommerso e che quindi cerchiamo anche con la campagna permanente di far venire fuori, dall'altra è un dato positivo, vuol dire che le persone adesso cominciano a conoscere qual è lo strumento da utilizzare, quindi a chi potersi rivolgere. Considerando che i pubblici esercizi, i negozi, le strutture commerciali sono intanto dei presidi nel territorio, cioè sono dei momenti importanti a cui la popolazione fa riferimento e possono svolgere un ruolo importantissimo nella prevenzione e nella attenzione a questi fenomeni. Come abbiamo visto, purtroppo il problema è molto frequente anche nell'ambiente giovanile, tra le persone giovani, e questo dà l'idea di quanto sia importante e urgente affrontare il problema sotto tanti punti di vista, soprattutto anche dal punto di vista culturale, della conoscenza, della sensibilizzazione. Dobbiamo fare cultura perché si risveglino anche le coscienze dei cittadini.